Finalmente è arrivata la limited di Splinter Cell Conviction. Adesso andiamo subito a vedere il contenuto, cosa offre questa versione bella, bella palpabile. Eccola qua, la tocchiamo. Subito questa scrittina che è necessaria la connessione a internet permanente, ma quello ce lo ricordano sempre perché questo DRM ci rompe le palle, però lo accettiamo sempre e comunque. Eccolo qua Sam Fisher in questa nuova avventura. Vediamo dietro cosa. Giustizia, vendetta, determinazione. Ecco, vediamo cosa contiene. Un action figure di Sam Fisher. Il gioco in una esclusiva custodia steelbox. La modalità infiltrato elimina tutti i nemici presenti nell'area bla bla bla. Una skin speciale Shadow Armor. E tre armi utilizzabili fin dall'inizio del gioco. E la colonna sonora. Intanto il GameStop cosa aveva fornito? Anche uno speciale pre-order pack esclusivo, ecco, con il making of, eccolo qua, il codice per sbloccare in gioco quest'arma, lo Space 12, e questo questo è il fumetto Scavando nella cenere, ecco. È proprio un fumetto, eccolo qua. Ma adesso andiamo ad aprire a vedere cosa c'è dentro. Eccola qua la custodia, la bella custodia steelbox, bella nera, con... aspetta, c'è qualcosa scritto? Ci sono queste scritte, però bella nera, anche bella morbida, bella liscia. Eccola qua, bella... bella lucida anche. Andiamo a vedere all'interno. Abbiamo, ecco, il disco. Poi qua sotto c'è la soundtrack. Qua c'è il manualettino, proprio rosicato. Ecco qua le cose sbloccabili, i contenuti sbloccabili in gioco. Quest'arma qua, questa è la skin personalizzata, quest'altra arma e questa qua è la modalità infiltrato. Ecco, questi sono i contenuti esclusivi. E poi c'è la statuetta. Ecco la statuetta. Eccola qua. Cos'è? Ah, non è adatta ai bambini di 3 anni e inferiore. Ci credo. Ma andiamo a vedere all'interno. E finalmente qui abbiamo la statuetta. Tra l'altro un packaging di merda, proprio di merda, che ho dovuto rovinare qua per scartare sta roba. Spaccare proprio la carta, ho dovuto strappare questi 5 filettini che erano incastrati e attorcigliati in maniera incredibile. Però finalmente abbiamo adesso la statuettina, vediamola. Ecco la faccia di Fisher, ecco che ci spara, sta puntando l'arma, ci sta puntando l'arma. Wow. Eccolo qua, bello orologino, la pistoletta, lo zaino, le chiappe e la base. Ecco la base che sta calpestando questa roba. Boh. Comunque una statuettina così ridicola, vediamola un po' così. Eccola qua. Che tra l'altro, andiamo a vedere. Ta-dan! Vediamo un po' in confronto a Ezio Auditore, fa veramente pena. Guardiamoli, uno scontro tra titani, anzi uno scontro fra un titano e un nano. e questo è Ezio Auditore, possiamo fargli fare la lotta adesso. Prum. Insomma, non compete, non riesce a competere in questo, queste statuette non riescono a competere. Potevano fare di meglio, però sono Sam Fisher. Almeno ad altezza uditore. Però ci accontentiamo di questo. Ok. Dimenticavo il momento topico per un videogiocatore. È quello di prendere il disco, no? Ecco, prendere il disco, aprire lo sportellino
e andare, che cosa? A inserire il giuoco. Ok, inseriamo il giuoco. Hola. E attendiamo un pochino che compaia qualche cosettina sullo schermo. Adesso dovrebbe comparire qualcosina. Compare. Allora, vediamo un pochino. Eccolo qua. E questo è il momento topico, è l'esecuzione dell'autorun. E da questo possiamo finalmente installare. Oh yeah!